am say saleng saleng nikune am ngay keseng keseng ku bekuli inga bekla jales betum bekel betum bekel ku bekis kune due parole su Andrea Tronchin. È un sovraeconomista, animatore di reti, esperto di sovranità alimentare, economia solidale e politiche della decrescita obbligatoria. Dal 2000 lavora in agricoltura come economista agrario con ampia esperienza in diversi settori, dedicandosi allo sviluppo rurale con particolare attenzione ai mercati locali, filiere corte, sistemi produttivi sostenibili dell'agricoltura contadina in collegamento locale, nazionale ed internazionale. Dal 1984 al 1996 è stato volontario presso LONG, è un'organizzazione non governativa, Movimento Laici America Latina, realtà nella quale ha svolto mansioni di ricerca, documentazione e progettazione per attività nei paesi del sud del mondo. Nella stessa realtà ha svolto il servizio civile nel periodo 95-96. Nel 2000 si è laureato all'Università di Padova, Facoltà d'Agraria, indirizzo tecnico-economico con perfezionamento nel 2001 in sviluppo rurale e cooperazione decentrata. Dal 1998 è membro fondatore e consigliere nazionale e locale dell'Associazione Rurale Italiana. Dal 2002 è membro fondatore e attivista del Tavolo Nazionale per l'Economia Solidale, Tavolo RES. Dal 2007 al 2010 è stato membro fondatore e presidente del Distretto Economia Solidale di Verona e Provincia e dal 2000 è coordinatore e rappresentante nazionale e internazionale della Federazione Internazionale Movimenti Adulti Rurali Cattolici. Ha le mani in pasta dappertutto. Va bene, mi dice di fermarvi, il resto ce lo spiegherà lui con quello che ci dirà questa sera, per cui prego. Di essere qui questa sera. Io, come ha detto Patrizia, mi occupo di sovraeconomia. Una parola strana, una parola nuova. Nuova perché? Perché ci troviamo di fronte a una situazione nuova, qualcosa che non siamo abituati. C'è una crisi economica, una crisi ambientale, una crisi politica, una crisi sociale e tutto sta avvenendo contemporaneamente. Beh, serve qualcosa di forte, serve qualcosa di nuovo, serve un altro mondo possibile, quindi servono anche nuove parole, perché quelle che ci stanno propinando, diciamo, i politici, generalizzo così, sono sempre le solite soluzioni. Il modello unico neoliberista sembra l'unica cosa che può farci uscire da tutte queste crisi, ma in realtà queste crisi, è dato di fatto, le ha create. Il modello ha fallito, anche se non lo si ammette e si rifiuta, anzi, questa verità. Quindi sovraeconomia è una parola che deriva dal castigliano, da sovranità alimentare, mas economia solidaria, e deve essere anche un'altra parola. Ho scelto questa per dire qualcosa di nuovo, perché detto in italiano sovraeconomia, che sta sopra, già comincia a pensare, no? Un attimo, fermiamoci a parlare, perché ci dobbiamo spiegare di cosa stiamo parlando. Allora, tre concetti: sovranità, economia solidale e decrescita. Io vi parlo, se voi mi volete interrompere in qualunque momento, domande, considerazioni, battute, non c'è nessun problema, fatele. Diamoci pure del tu, non fatevi problemi. Allora, la sovranità, io mi sono approcciato alla sovranità alimentare. L'alimentazione è un problema quotidiano e basilare. Tutti dobbiamo mangiare tutti i giorni. E questo concetto è supportato a livello mondiale da un movimento, il più ampio movimento che esista, che sia mai esistito, di società civile, movimenti, associazioni,
che appunto definiscono il cibo prima di tutto un diritto. Non può essere una merce, prima di tutto deve essere un diritto. E sovranità alimentare, capiamo perfettamente, sovranità idrica, non serve che ve la spiego, bere più volte al giorno. E da questo concetto di sovranità alimentare, che è molto complesso, e qui c'era l'idea di proiettare il sito di Movimento Via Campesina della sovranità alimentare, del coordinamento italiano per la sovranità alimentare, fai vedere un sacco di cose, tu stesso ve la racconto, che è uguale, vi andate a vedere, vi lascio i riferimenti per chi ha voglia di approfondire. La sovranità alimentare quindi per me è stato un passo verso un qualcosa di nuovo, perché in effetti la sovranità alimentare si contrappone totalmente a quello che è il sistema economico neoliberista. Il cibo non è una merce per la sovranità alimentare, il cibo poi è una merce, ci si deve pure speculare per il sistema neoliberista, i mercati degli alimenti, e adesso c'è anche il mercato della fame che rende parecchio, monopoli delle sementi, organismi geneticamente modificati, agricoltura industrializzata con i prodotti chimici, fertilizzanti, antiparassitari e via dicendo. E sovranità alimentare, sovranità idrica, a questo punto con lo stesso concetto, cioè il diritto delle popolazioni di poter decidere il sistema e il modello di come cosa produrre, come prodursi, come commercializzarlo, come trasformarlo, questo concetto può essere traslato e possiamo parlare tranquillamente di sovranità economica, possiamo parlare tranquillamente di sovranità energetica, possiamo tranquillamente parlare di sovranità di comunicazione, di informazione, di cura, di educazione. La sovranità, articolo 1 della Costituzione italiana, appartiene al popolo, no? Ce lo siamo dimenticati, articolo 1, e anche 2, anche 3, mi sa. Però è un concetto che non è nuovo, ma va rivisto, va attualizzato, perché la sovranità, come la libertà, non è una cosa che ti possono dare, te la devi conquistare, te la devi creare. Sovranità vuol dire prima di tutto potersi garantire, avere la possibilità di garantirsi la propria sicurezza, allora alimentare, idrica, energetica. Qui per ogni sovranità potremo fare una conferenza. Il titolo di stasera è la sovraeconomia shake dintorni, quindi magari mi soffermerò di più su quella economico-monetaria, però accennerò anche ad altre, ma se c'è qualcosa che vi interessa possiamo anche aprire un dibattito e approfondire tranquillamente. L'altro concetto è quello di economia solidale. Allora, se il modello unico neoliberista ha fallito, non funziona, serve un'altra proposta, servono altri modelli. E quello che si avvicina di più in assoluto, che è una cosa molto complessa, molto diversificata, fatta da tanti elementi, è l'economia solidale, sociale e solidale. Perché noi in Italia la chiamiamo solidale e basta, ma all'estero la chiamano sociale e solidale, distinguono un pochettino fra le due cose, le vedono come due cose un po' diverse, seppure sono simili e associabili. È un universo che sta prendendo forma in progetti concreti, in azioni, in gruppi, in reti. Manca in fondo la coscienza vera che è un modello alternativo, o meglio, questa coscienza comincia a esserci, però sono ancora le avanguardie, una nicchia di persone che l'ha compreso e che lo propone. Terzo concetto è quello di decrescita. Ci troviamo di fronte a una decrescita obbligatoria, tutte le crisi che ho elencato prima, i limiti del pianeta, i limiti economici, i limiti ambientali e adesso anche sociali e politici. Quindi la decrescita non è ammattite vuol tornare in brio, no. Decrescita vuol dire ridurre ad esempio le guerre, la fame, i campi, l'inquinamento, il debito, cioè
bisogna eliminare i problemi. Vediamo De Cristo in questo senso, in senso positivo, non negativo. Dalla De Cristo obbligatoria, di cui dobbiamo renderci conto, dobbiamo diventare consapevoli, quindi dobbiamo fare una De Cristo consapevole. Cioè, come la facciamo questa De Cristo? Tornando al tempo della pietra o attraverso percorsi, sistemi, tecnologie che ci consentano di continuare a mantenere il nostro benessere, però a risolvere molti dei problemi che dobbiamo affrontare. Se riusciamo ad arrivare a una decrescita consapevole, nel momento in cui avremo questo sistema che funziona e che risolve i problemi, possiamo parlare di decrescita felice o serenamente felice, come alcuni sostengono che sia la decrescita. In fondo si tratta di uno slogan, di un orizzonte a cui tendere, e infatti io parlo di politiche della decrescita, perché si tratta di mettere in atto collettivamente, mutamento collettivo dei singoli, questi nuovi approcci. Ora, più o meno questa è la sovraeconomia, che è fatta da un sacco di realtà, di proposte. L'abbiamo visto al simposio che è stato fatto, tante proposte che sono ancora scollegate. La sovraeconomia è l'idea che un altro modello, un altro sistema, un altro mondo esiste, ce l'abbiamo di fronte, dobbiamo prenderne coscienza e dobbiamo trovare il modo di concatenare il tutto. Ce l'abbiamo, cioè c'è già, il cambiamento è possibile già da domani. E qui entro nel discorso delle monete, che è la cosa più semplice per far capire quanto sia possibile cambiare rapidamente. In questi giorni ascoltavo la radio, la televisione, non ce l'ho, e si parlava dei problemi economici, e le pensioni, e la riduzione dei salari, degli incentivi, questo e quell'altro. Sono, sì, dei problemi, sperperi che ci sono, è vero, però siamo ben lontani dalla radice del problema, che comincia a emergere su Facebook, in internet si comincia a trovare qualcosa. Si parla del problema del debito, del problema monetario, perché la crisi economica attuale è una crisi politica prima di tutto, perché l'economia ha preso il sopravvento sulla politica, e quella che è la politica, e l'abbiamo visto adesso con questo colpo di Stato di un governo tecnico per risolvere i problemi economici, che ha messo da parte il governo politico eletto, che ci piace o non ci piace, comunque eletto dal popolo, e si è instaurato su, c'è chi dice che sono uomini dei poteri occulti economici, io pure ci credo, e è l'economia che dirige la politica da parecchi anni. Quindi problema politico, e poi problema economico, in quanto tutti i paesi si trovano di fronte a questo problema del debito, perché l'economia reale viaggia, le aziende bene o male lavorano, si produce, si consuma. Dove stanno i problemi? Che le aziende non hanno il credito, perché le banche si trovano in difficoltà e non hanno liquidi, dicono che non hanno liquidi da dare. Gli stati hanno questi debiti mega galattici. Beh, anni fa, saranno stati 7 anni fa, ci siamo trovati in un gruppo di economisti e si parlava di questi problemi, e che già si vedevano, e io mi dico, gli economisti di questo mondo o sono venduti o si fanno, sono scemi, non lo so, per non capire che il debito e l'interesse, la moneta interesse, con la curva esponenziale ci porta a un crack, cioè non, è come il cancro, non se ne viene fuori.
vabbè che hanno negato la crisi fino a... sono caduti dalle nuvole, c'è la crisi. Però c'è anche chi se n'è accorto, chi l'ha visto matematicamente, era chiaro per noi. Quindi dire che manca i soldi, la moneta, è dire che manca la carta e l'inchiostro. Basta stampare, manca. Intanto non c'è oro, non c'è niente, non c'è bisogno di trovare delle ricchezze di base che facciano la base monetaria, perché dal 71 è stato dichiarato pubblicamente, ma ancora prima non c'era oro, non c'era niente sotto il dollaro, tantomeno sotto la lira, e adesso sotto l'euro è stato fatto con niente sotto. Quindi se non c'è da tirar fuori una ricchezza, c'è solo da tirar fuori la carta e l'inchiostro. Però la carta e l'inchiostro serve per stampare i pezzi di carta che noi utilizziamo tutti i giorni e che fanno girare l'economia reale e che rappresentano il 5% della moneta che c'è in circolazione. Il restante 95% sono titoli, futures, bond, di tutto, a partire dagli assegni bancari, che anche quella non è moneta e sarebbero una frode di per sé, che vengono utilizzati come moneta. Il 95% della moneta è carta, bit elettronici, che messi tutti insieme, non mi ricordo quanti mondi di oro dovremmo fare per arrivare a quel valore reale lì. Cioè siamo fuori dalla realtà. L'economia reale e l'economia finanziaria sono due mondi completamente distanti, però l'economia finanziaria influisce sull'economia reale, che funziona benissimo e riesce a distruggerla, la sta distruggendo. C'è la teoria dei complottisti che dice che qualcuno vuole questo, che bisogna eliminare metà della popolazione terrestre, estrarre in quattro gatti per star bene. Chi non ci crede, chi ci crede, però al dato di fatto ci è sfuggito di mano questo sistema di carta che si è gonfiato, già si è gonfiato nel 1300, il primo default delle banche veneziane e fiorentine, banche, vada bene, hanno fatto una bolla con le note di banco, che poi sono diventate banconote, dicendo che c'era oro, c'era oro, c'era oro, l'oro non c'era, e loro continuavano a fare queste carte dichiarando che c'era oro. Poi sono andati a chiedere l'oro e hanno fatto il default. Quindi è una storia vecchia, ma lo sapevano ancora i persiani, che utilizzavano il frumento come moneta di scambio. A un certo punto hanno applicato anche loro il tasso di interesse. Il frumento non bastava per mangiare, perché bisognava pagare gli interessi, hanno detto basta interessi, e sulla Bibbia aborrivano, le banche islamiche sono contro l'interesse. Cioè questi problemi non sono nuovi, però il problema è che di generazione in generazione ci si dimentica delle cose, soprattutto se te le vogliono far dimenticare, e soprattutto se ti propinano una serie di cose per imbambirti e farti pensare a tutte altre cose, spegnere la televisione. Quindi i problemi sono vecchi, sono conosciuti. L'Islanda attualmente, poco tempo fa, ha ripudiato il debito, dichiarato illegittimo, e guardate bene che anche debito illegittimo è una storia abbastanza vecchia, e si sta risollevando. È vero che non fa parte dell'euro, che c'è una moneta sua, però la moneta era stata privatizzata, è entrata a far parte del sistema delle banche, come è l'euro, come è il dollaro. E loro hanno detto basta, adesso voi banchieri siete stati quelli che hanno fatto la crisi, e mo adesso voi pagate, se non dovete pagare finite dentro, scappati tutti, ne hanno presi uno, due forse. Però il popolo è riuscito a cambiare. C'è chi dice sì, ma sono poche migliaia di persone e l'hanno potuto fare, ma poche migliaia di persone o pochi milioni di persone
cosa cambia se siamo tutti d'accordo? Basta capire com'è il giochino. Si può fare, si può cambiare. Ecco che è possibile mettere in atto la sovranità alimentare, è possibile mettere in atto l'economia solidale ed è possibile fare una decrescita che sia consapevole se riusciamo a capire, a venire fuori da quella grotta in cui ci hanno cacciati e ci tengono chiusi facendoci credere che il mondo è diverso da quello che è, raccontandoci le favolette. E, i progetti, ce ne sono tanti di progetti, ci sono tanti problemi che vengono affrontati. Qui a Verona c'è un è fervida Verona come società civile, c'è un sacco di movimenti che difendono, non so, il territorio contro il traforo, contro il cementificio, contro l'inceneritore. Il concetto di base è la difesa del territorio, cementificio, inceneritore, cementificazione selvaggia. C'è una frammentazione, una polverizzazione della società civile e questo è un problema che dobbiamo riuscire a superare, riuscire a avere una visione locale dei problemi, riuscire a trovare le connessioni e quindi creare questo modello che io chiamo sovraeconomia, ma chiamiamola come vogliamo, basta intenderci, questo modello, questo progetto collettivo che parte dal basso e che può cambiare tanto. E io porto attualmente alcuni esempi. Uno è la sovranità energetica. Passa. Sovranità energetica, attualmente la tecnologia disponibile, più prontamente disponibile, è quella del fotovoltaico. Non è l'unica, forse non è neanche la migliore, ma c'è questa possibilità, sfrutta gli incentivi ed è possibile con un piccolissimo investimento riuscire a farsi un pannello fotovoltaico, piccolissimo dico intorno ai 500 euro a famiglia, 3, 4, 5, 6 kilowatt. Questo progetto è nazionale e qui sta l'idea del gruppo di acquisto, cioè acquisti collettivi, già facciamo un passo verso un'azione collettiva che è facile anche da comprendere. Il gruppo d'acquisto ha potere contrattuale su chi produce i pannelli fotovoltaici, chi installa i pannelli fotovoltaici, ad esempio, oltre che come prezzi, anche ottenendo un'assicurazione che va anziché di 2 anni, 10 anni sui pannelli. Gruppo d'acquisto fotovoltaico vuol dire che abbiamo stilato il contratto per la banca, siamo andati da banca, abbiamo detto va bene questo contratto? No, boh, ciao, e un altro. E abbiamo trovato altre banche disponibili che ci danno, ci accettano quelle condizioni. Cioè non è più la banca che ti dice questi sono i tassi, no, noi vogliamo questo, ci fai questo bene, se no andiamo in un'altra parte, perché questa è la forza della collettività. Quindi questo è un esempio di azione collettiva collegata alla sovranità energetica, è attuabile domani, adesso per piantare i pannelli ci vuole più di domani, però in 2 anni nel Veneto sono stati piantati 900 impianti pari a 4 megawatt, cioè 4 grosse centrali. Per dire, cade il bue, se questo progetto viene attivato nel giro di 2 anni, qui a Verona impiantiamo 900 impianti, non ci serve, ma proprio non ci serve, non ci serve. E quindi non sarà neanche bisogno di stare lì a protestare per cade il bue. Perché l'energia ce l'abbiamo, ce la facciamo, ce la vendiamo e ci guadagniamo pure, perché non si tratta solo di risparmiare, si tratta di vendere l'energia, quella che non ci serve. Quindi
Da consumatori passiamo a produttori, ci garantiamo la sicurezza e la sovranità energetica. Se poi ci associamo al fatto che le auto elettriche saranno il futuro per inquinare di meno, possiamo dire che sviluppando anche l'industria dell'auto elettrica abbiamo già l'energia per rifornirla e quindi anche una sicurezza e una sovranità di mobilità in questo senso, perché il petrolio non si sa quanto dura, ma sta finendo. E si collegano le due cose. Ora, tornando ai soldi, agli check, tiro fuori anche qui. L'altra volta l'atomo ci è costato 1300 check. Quando abbiamo fatto il simposio, qua mi bastano 200, tutti quanti possono averne uno o due copie, sono diversi, sono belli, napoletani, fantasia, non c'è niente da fare, stanno a pensare, gli antichi fuori belli, non è la prima stampa, sono pezzi di carta e valgono nel momento in cui vengono accettati. Allora, a livello nazionale sono stati stampati milioni di check ormai, però in circolo ce n'è un milione. L'accettazione media è del 20%. Ammettiamo che questo milione che è in circolo, come io adesso le distribuisco, altri 200 sono andati, viene speso una volta, è 1 milione di euro risparmiati, o meglio, è un valore pari a 1 milione di euro che sono stati fatti circolare all'interno di circuiti locali, il circuito SHEC. E per il fatto che questi vengono spesi con gli euro, ciò determina il fatto che 5 milioni di euro, sulla citazione del 20%, sono stati agganciati ai circuiti locali. Circuiti locali cosa vuol dire? Vuol dire che noi, come il movimento Geist, anche Arcipelago Scec, ha i suoi aderenti, i suoi responsabili locali e decidiamo chi ci può stare e chi no. Quindi una sovranità economica anche nel decidere chi può partecipare a questa economia, chi ha diritto di parteciparci. Ovviamente le banche, niente, multinazionali, niente, per fare un paio di esempi. Però anche un'azienda che si sa localmente, perché tutto parte dal locale, che non è un'azienda seria, possiamo dire ci dispiace, ma non ti possiamo iscrivere per questo motivo. Una fabbrica di armi sarà pure locale, ma noi ripudiamo la guerra, non ti possiamo iscrivere. Quindi è un potere, ma il potere più forte che ha questo pezzo di carta è, come ho detto, è un virus, mina. È una malattia che più si diffonde, più fa crollare le fondamenta del sistema neoliberista basato sui soldi. Adesso vogliono imporre l'uso della moneta elettronica, non mi ricordo, ho sentito dire 200 euro, non so se sbaglio, 300, porco mondo, dico, ma cioè io devo fare un bonifico se voglio comprarmi, non so, una macchina fotografica, un paio di scarpe, o questo zero, insomma. In realtà, io la vedo così, questo è il sistema per controllarci in maniera totale, perché se tu devi usare il conto corrente per tutto,
anche per andare a fare una piccola spesa, e la banca decide che tu devi essere finito, con qualunque scusa, non hai pagato una multa, Equitalia, se tu hai dei problemi, ti iscrive nel registro dei diffidati e la banca immediatamente ti blocca il conto. Succede questo. E mo? Uno che... Addirittura Equitalia può prelevare dal conto corrente. Addirittura. Pure. Ecco, io per fortuna che sul conto corrente ce l'ho quasi nel rosso. No, sono più sicuri sotto il materasso che in banca i soldi. Vabbè, quindi io vi distribuisco questi e domani voi potete andare a spenderli, ma non è questo quello che dovreste fare. Quello che dovreste fare domani è andare, faccio un esempio, dal vostro panettiere a dire: iscriviti a Cetali. Perché il problema è che è facile accettarli e spenderli, difficile è convincere maito nominato diffusore della ricchezza pubblica e della sovranità. E il problema è la difficoltà di convincere le persone ad uscire da degli schemi mentali su cui sono fossilizzati. Veramente è un'esperienza promuovere quei pezzi di carta, perché passi da ma chi è che ci guadagna? Ma no, non ci guadagna nessuno, è impossibile, dove sta la fregatura? Ma no, non c'è la fregatura, senza scopo di lucro è un buono sconto, uno sconto, no, semplifichiamola, che puoi recuperare. È una difficoltà a capire che quello lì è l'euro, sono la stessa cosa, se non per il fatto che quello lì è gratuito e senza interessi. Come dovrebbe essere una moneta? Perché la moneta non è altro che uno strumento di misura, un metro, una bilancia. Ma le bilance fanno altre bilance? No, bilancia, la bilancia è misura. Non può essere che la moneta fa la moneta, perché diventa un'altra cosa, non è più uno strumento di misura, ma diventa uno strumento di ricchezza, una merce. E questo snatura il senso per cui la moneta è stata fatta. La moneta, tra l'altro, non può avere interesse né positivo né negativo, deve essere neutro. Neutro un metro è un metro, serve per misurare. La moneta serve per misurare e per facilitare gli scambi. E una cosa che ci restano tutti strani quando gli dico: ma io questi se mi stampo a casa, va bene, mi risparmio le spese di stampa. No, non è una cosa bella, perché ci piace, cioè la necessità è di immettere nel circuito economico locale la quantità di monete necessarie a far girare l'economia, né di più né di meno, per misurarla ne servono di più, e tu lì, quelli lì ti riempi un cassetto, cosa te ne fai? È carta inchiostro? Niente, è uno strumento per far girare l'economia. Quindi noi abbiamo bisogno di sapere quante ce ne sono in circolo, e quindi preferiamo che la gente non se le stampi a casa. Non è una bella cosa, insomma. Però anche se uno se li stampa a casa, tutto sommato, se ne stampa un milione ci va bene, perché deve avere 5 milioni di euro buoni per poterli spendere, e viene a spenderli nel nostro circuito. Cioè questo effetto di agganciare la ricchezza e trattenerla al circuito locale. È uno strumento didattico, io lo dico sempre. È uno strumento che, se uno si mette lì a pensarci, dice tante cose. Però normalmente le persone non hanno voglia di pensare. Bene. Il male del mondo moderno è proprio quello che nessuno pensa, nessuno si ferma a pensare un attimo. Io invece, anzi di questi soldi, io userei il cuore, l'anima. Io e mio amico qua abbiamo fatto un sito
riguardante vabbè, la musica, però la musica è una roba che piace ed è un sito che sta riscuotendo un successo meraviglioso. I soldi ce li siamo fregati altamente, siamo andati con il nostro cuore e con il nostro cervello, facendo funzionare il cervelletto che abbiamo dietro, ed è una roba meravigliosa. Funziona qualcosa anche senza soldi, dici? Esatto. Passare dalla cultura del denaro alla cultura del donare. Potremmo fare a meno di quei pezzi di carta. Sì, però, e ce ne vuole, perché ora che arriviamo, che ognuno è disposto a dare una parte di sé a rischio, perché il dono, quando tu incontri uno che dice, mi fai un dono, è un investimento, non so se mi tornerà indietro qualcosa o no, io ci provo, ma in questo atto del donare tu inneschi o dovresti innescare un processo, poi dipende dall'altro, l'altro porta a casa la via, chi si frega, tu resti in braghe del tela, però intanto hai fatto la tua parte. Il coraggio, ci vuole del coraggio per questa scena. Ci vuole la capacità di mettersi in gioco. Esatto, la capacità di mettersi in gioco, di fare questa scelta. Domanda, adesso c'è il problema della disoccupazione. Della? Disoccupazione. Allora, c'è tanta gente che è a casa che non lavora. Tutta questa gente qua non sarebbe, cioè, non avrebbe niente da perdere a provare a creare un sistema che vada anche fatto in questo senso. Cioè, se il sistema funziona così, ovvero che il denaro, cioè manca il denaro e quindi la gente non li fa lavorare perché chiudono le aziende. Esatto, chiudono le aziende. Però abbiamo un sacco di gente che è lì che vorrebbe far qualcosa. Risorse umane inespresse. Bravo, esatto. Lì, cioè, vabbè, quando sento questa roba di porco cancro, tutta la roba che c'è da fare, ma cioè, queste qua, questo tipo, tipologia proprio di persone, sarebbero le prime da cercare di contattare e di coinvolgere proprio perché non hanno niente da perdere e potrebbero avere dei benefici da un'economia di questo tipo subito. E bisogna che cambiano la mentalità. No, lo so, ma loro la mentalità, cioè, non è così facile. Perché se, per dire, come la banca del tempo, no? Tutte queste persone che sono lì a casa, disoccupate, potrebbero avere da mangiare, avere dei servizi, attraverso un sistema tipo banca del tempo. Però per mettersi dentro un sistema della banca del tempo e farla funzionare, non è mica così facile. È più facile mettere in circolo una moneta. Proprio perché dal denaro al donare c'è il mare, ce ne vuole. Cioè, non so se questa generazione, neanche la prossima, neanche questa dopo ci può arrivare. Io auspico che ci arriveremo. Intanto facciamo un passo verso. Comunque è vero che questo potenziale umano sarebbe sì da coinvolgere, perché è nel proprio interesse. Sì. Anche visto come stanno andando le cose, io qualche anno fa, un paio di anni fa, dicevo, se salta l'euro, è possibile che salta l'euro. Ne stanno parlando, non so se poi salta, io mi auguro di no perché c'è il rischio di disordini sociali grossi. Nel senso, non auspico che salta l'euro, sebbene non mi dispiacerebbe proprio così tanto, però speriamo che non succeda. I disordini sociali ci saranno ugualmente. Sì. Diciamo che se salta l'euro si saranno prima, io spero che avremo il tempo di organizzarci, di espandere il sistema degli shack, di espandere il sistema fotovoltaico e di conquistare una parte delle sovranità di cui abbiamo bisogno per poter far fronte a una situazione più difficile che arriverà con degli strumenti. Cioè, cerchiamo di metterci a riparo. Prima, preventivamente, siamo già in ritardo, ma preventivamente, sovranità monetaria, sovranità energetica, sovranità di mobilità, sovranità di comunicazione, progetti wifi, progetto Noinet, www.noinet.ue, di una diffusione di una rete di antenne wifi, che consentono in rete di creare
dei sistemi comunicativi gratuiti, autonomi, indipendenti, sovrani, sostanzialmente, a livello locale sicuramente, ma più si espandono, più questa sovranità si espande, come nel fotovoltaico. Ma ritornando alla sovranità alimentare, qui a Verona stiamo implementando un progetto che si chiama BioLoc, partito dall'idea sempre dei gruppi di acquisto, che l'azione collettiva è il fondamento, che parte dalla base. Qui a Verona abbiamo 150 e più produttori biologici che esportano più di tre quarti della loro produzione. Perché? Perché non c'è mercato. Qui non c'è mercato. La gente non compra perché vai a comprare il biologico al supermercato, al negozio, di fuori gobo. E allora, se ci mettiamo d'accordo, accorciamo la filiera, accorciamo il sistema distributivo, facciamo una piccola distribuzione organizzata, gruppi di acquisto con produttori organizzati, è venuto fuori questo progetto BioLoc, la cassetta della salute, prodotti locali, biologici, stagionali, che vengono consegnati periodicamente ai cittadini della provincia. Abbiamo appena cominciato, stiamo cominciando. E questa è garanzia di sicurezza alimentare, perché se ci sono dei problemi nei trasporti, ad esempio, noi non abbiamo la nostra sicurezza alimentare, noi importiamo. Allora, cominciamo a garantirci di mangiare, e visto che ce lo garantiamo, garantiamocelo buono, biologico. Però come facciamo a fare? Ho appena detto, un progetto di questo tipo. È possibile farlo domani, il mese prossimo, tutti voi potete avere a casa la vostra cassetta del produttore Pinco Palla, perché noi vogliamo sapere chi lo produce, lo facciamo sapere anche ai consumatori. E se volete vi diamo anche le ricette per cucinare quelle verdure che vengono prodotte qui localmente, che spesso sono anche dimenticate, tipo certe rave, certe erbe. Ci sono delle erbe infestanti che il sistema industriale diserba semplicemente, con i disseccanti, e sono commestibili, che una volta si mangiavano e fanno pure bene. Cooperativa Agricola Camagra le sta riscoprendo, aveva un problema di infestazione della porcellaria, adesso il nome scientifico non me lo ricordo, che è un'erba infestante che sembra una pianta grassa e che è buona da mangiare e ha pure delle proprietà un po' diuretiche, un po' depurative. Insomma, invece di diserbarla, dovevano andare giù o di zapparla, perché loro zappano, l'hanno raccolta e venduta al mercato. Ed è stata comprata. Ma queste cose sono state dimenticate, sono state perse, perché noi andiamo al supermercato e vogliamo comprare la vaschetta di insalata già tagliata, già lavata, di quarta gamma, che è peggio di un bicchiere di acqua di fonia, perché non è che fa bene come l'insalata, perché un'insalata che dura tutto quel tempo, che non imbrunisce, che è trattata perché questo non avvenga, è quasi tossica. Quindi quell'insalata lì, se non fa niente, fa male. A differenza dell'insalata che ti arriva, se vuoi, con le foglie esterne brutte qua e là, che ti tocca pelarla, pulirla, però quella fa bene. Tra l'altro, nella nostra alimentazione noi abbiamo sostituito gli antiossidanti, di cui sono ricche le erbe amare soprattutto, con zucchero e sale. Due bestie, il sale è tossico, e lo zucchero non dico quello che fa. Oltre ai grassi, ovviamente. Quindi c'è da cambiare anche il nostro sistema alimentare che ci hanno bene inculcato. Che ore abbiamo fatto? Possiamo fare una pausa? Certo. Allora.
Programma culturale. Sono venute fuori delle cose interessanti, delle domande. E una era relativa alla difficoltà di entrare in una logica diversa da quella in cui siamo immersi. Il denaro, che è una merce, per già accumularla, perché se la accumuli allora puoi comprare qualcosa di costoso di più, mentre lo Sheikh subverte questa idea. L'altra cosa che era emersa era come fare a cambiare la mentalità collettiva in cui siamo immersi. Allora, ci sono tante soluzioni, però quella che ognuno di noi può adottare è sicuramente, parte dal personale, ed è, immagino che più o meno tutti qui siano dei volontari, volontario che ha le cartoline da firmare per Cavebue, il volontario che ha il sito della musica, e volontari. Bene, non basta, bisogna diventare militanti. Cosa vuol dire militanti? Si tratta di fare un salto di qualità. Si tratta di entrare in una logica che ci mette un quid di più. Io ho imparato questo concetto dai contadini di Senterra del Brasile, dai popoli indigeni che vengono presi a fucilate. Quindi si parla di resistenza, è sempre non violenta, però se uno viene lì e ti vuole ammazzare, non è che ti fai ammazzare, ti difendi pure, insomma. È una lotta per la vita, ed è questo quello che forse dobbiamo capire. Non è faccio volontariato perché mi sento bene. Io faccio volontariato, da volontariato divento militante, perché qui è in gioco il mio futuro, quello della mia famiglia, dei miei figli e dell'umanità. Cioè un impegno in più che dobbiamo riuscire a metterci. Dirvi cosa vuol dire, ognuno lo scopre da solo. Io l'ho scoperto approcciandomi alla mistica. Mistica vuol dire collegamento con Dio. Per i popoli indigeni Dio è la Pachamama, quindi ognuno la vede come gli piace. Ma si tratta di sentire dentro la necessità attuale di fare ancora qualcosa di più, perché bisogna salvare se stessi prima di tutto e poi tutto ciò che ci circonda. Quindi serve maggior impegno, sostanzialmente, per rispondere alla tua domanda. Non basta fare i volontari, che bellissima cosa è. Io ho partito a fare volontario, poi ho fatto questo percorso e mi sento militante perché ci dedico la vita. A volte mi dico, ma chi me lo fa fare? Però le rispondo sempre subito, sono io. E quindi mi va bene così. È vero che nel fare questo, nell'essere militante, tante volte chiedo sacrifici anche alle persone che stanno intorno a me, però la sovranità bisogna conquistarsene come la libertà, e dobbiamo tutti metterci qualcosa, non si può aspettare. Quando io do i check e mi dicono, io questi dove li vado a spendere? Fanno cazzate. Come ho detto prima, convinci il tuo panettiere, domani li spendi dal tuo panettiere. Basta la pappa fatta, pronto. Bisogna muoversi. Che sia lo check, che sia il fotovoltaico, che sia il paniere, che sia il calibure, che sia il sito per la musica.
bisogna dare un altro giro di vite e spingere ancora di più. Allora così coinvolgi uno, se uno di noi coinvolge uno, coinvolge due, non siamo più 20, 30, siamo 60, 70 e via dicendo. Però la vita, le difficoltà, il lavoro, il tran tran, tendono ad appiattirci. Qua, se siete qua non vuol dire che non siete piatti voi, però la massa, più che piatta, è proprio smerdata sul divano davanti alla televisione, ed è difficile da svegliare. Però questa crisi multipla che viene avanti la sveglierà. Allora lì serviranno persone come voi, che non fanno i volontari, fanno i militanti, che sapranno già cosa fare, come muoversi, avranno già attuato e potranno aiutare di più questa massa che cadrà nell'incubo, svegliandosi in questo mondo che è reale, che non è quello della televisione. Va bene, io adesso vi canto delle canzoni militanti. Questo, prego. Prima di cantarci le canzoni militanti, vorrei che ci fossero qualche domanda e risposte. Tipo, uno, chi li stampa le scelte? Io. Dunque, va bene. Quindi devo riposare a te. No, scherzo. No, quindi, io dove vado a prendere le scelte? Fisicamente, a parte stasera, dico, dove vado a recuperarle? Tre. No, ce ne sono una serie di domande. Nazza, dammi una mano. No, non è chiaro il meccanismo. Sì, no, esatto, nel senso sì, che se vuoi usare un pochino di tempo. Non è chiaro il meccanismo, per cui io ricevo degli check, in che quantità, in che dimensione, in che proporzione, a me ne vengono quanti, a un altro ne vengono quanti, e cosa ti do in cambio di questi check? Cioè non riesco a capire il meccanismo che c'è, hai capito? Lo spiego. Capire un po' di cose prima di... Sì. Aggiungo un'altra domanda sempre per il meccanismo dello check. Di solito si dice, anche nella moneta normale, quella internazionale, si dice che non si può immettere troppo circolante perché altrimenti si svaluta. Per inflazione. Perché se stampano troppo contante, dopodiché vuol dire che un panino verrà a costare talmente tanto che tu puoi stampare quanto vuoi, ma il meccanismo è questo, certo, che è legato a quello dell'interesse. Quindi se vuoi spendere un po' di parole su questo. Sì, va bene. Allora, prima domanda, chi è che stampa gli check? Gli check li stampa una rete, un'associazione, Arcipelago Check, senza scopo di lucro. Abbiamo deciso di fare una stampa centralizzata nazionale, diciamo così, individuando una stamperia che accetta check, ovviamente, e per risparmiare le spese, punto. Ma potrebbe essere anche che ogni città ha la sua stamperia convenzionata e la stessa quantità di check che ci vengono dalla stamperia di Firenze ce li possiamo stampare qua, perché noi abbiamo richiesto quella quantità di check. La quantità di check attualmente viene stimata così, a occhio, non c'è una cifra precisa. Perché? Perché è variabile il numero delle persone che aderiscono. Come funziona il meccanismo? Gli check vengono dati ad ogni persona in quantità uguale. Abbiamo stabilito 100 check al mese. Potevano essere 1000, 100 sono più che sufficienti per un'accettazione che è meglio del 10-20%, mettiamo 10 per semplicità di calcolo. Per spendere 100 check ti servono 900 euro, insomma, per spenderli tutti da fuori stipendio, più che sufficiente per il momento. Poi decideremo che c'è più disponibilità di euro e possiamo darne di più, o aumenta la percentuale di accettazione, decidiamo a tutti 200, cioè non c'è una regola, si stabilisce a livello nazionale, secondo il buon senso, queste quantità. Comunque vengono distribuiti a tutti in quantità uguale. Chi lo decide?
Arcipelago Shack è una rete nazionale di associazioni, movimenti, gruppi che si sono collegati. E si incontrano dove? Ci incontriamo attualmente su Skype perché è molto meno oneroso. Box, ma scusami, ma allora io ho gli shake in mano, d'accordo? Sì. Facciamo una cosa pratica. Vado dal panettiere e gli chiedo un chilo di pane. Sì. D'accordo? 10 euro. Ecco, 10 euro. Lui accetta il 10%. Ecco, cioè, 9 dire... euro e uno shake. Allora io compro quei 10 kg, quel chilo di pane con dei soldi che tu mi hai dato, che però gratuitamente. No, yeah. Non sono soldi, è un buono. Quel buono che mi hai dato gratuitamente. Allora, cioè voglio dire, è lì che mi sfugge il meccanismo. Il 20% massimo. Questo è il punto. No, si può arrivare fino a un 35-40%, però ogni realtà decide che percentuale accettare. Ad esempio, c'è un dentista che accetta il 25%, perché il dentista se lo può permettere. Ma uno che ha un ricarico basso e che vende pasta, per dire, non può permettersi di accettare un 25%, accetta un 5-10%. E decide liberamente lui. Tu li hai ricevuti gratuitamente e se tu fai un lavoro li riceverai senza protestare, gratuitamente, in pagamento, si spera. Allora il donare, la fiducia, quella cosa lì prende valore perché il panettiere li accetta e tu a tua volta li accetterai e lì prendono valore. Ma sono dei pezzi di carta e inchiostro. Ma se ho un dubbio, prego. Tutto abbastanza chiaro. Ho un dubbio, allora sicuramente io, cioè, riceverò più shack, mettiamo caso, no? Io sono. Chi riceverà più shack? Il panettiere. Il panettiere. Perché vende tanto pane? Perché vanno tutti. Ovviamente, cioè, i centri di vendita sono quelli che riceveranno più shack. Quindi loro, in teoria, nella loro vita avranno una perdita, tra virgolette. Dipende. Di euro, di shake, però siamo ancora qua, cioè il circuito è ancora piccolo, per quello ragionano. Allora che dopo i soldi lì del panettiere li fa girare la parte. C'è il panettiere? Se no, scusa, se allora, brucia, il panettiere li fa girare da qualche altra parte. Beh, però, allora se no, nel senso ha. Però il circuito, essendo ancora piccolo, una specie di poco. Allora, ti faccio un esempio del panettiere. Prendiamo l'esempio del panettiere. Io ho gli shake, vado dal panettiere tutte le settimane, lui mi fa il conto e gli do 100 euro, 90 euro e 10 shake, ok? 10%, spariamo le cifre a caso. Il panettiere cosa fa? Va, se riusciamo a convincerlo, dall'antico mulino rosso a comprare la farina, che prende 100 euro di farina e gli dà 90 euro e i 10 shake. E antico mulino rosso, anche lì stiamo lavorando, va dai contadini produttori di grano che gli danno 100 euro di grano, accetteranno 90 euro e 10 shake. Il contadino andrà dal panettiere e gli darà 10 euro il pane e 90 euro. E il circolo è chiuso. Dopo gli compra, il contadino compra la borsa alla moglie, le scarpe, il meccanico, l'imbianchino, l'elettricista, il dentista, più si allarga il giro, più l'economia funziona, più gli shake circolano e più nessuno resta col cerino acceso in mano. Si tratta di diffondere, cioè di allargare il cerchio, di trovare per ogni tipologia di prodotto il di fare di chiudere il cerchio, cioè di poterlo far circolare. Ad esempio la cooperativa Camagri Biologica, che è stata una delle prime che ha aderito, alcuni gas, gruppi di acquisto solidale, hanno adottato gli shake, vanno là, loro accettano 10% tutte le settimane, 10% di shake, anche gli euro, i shake sono cresciuti. In effetti hanno cominciato a dire, ma qua, ma è sta storia? Il circuito nazionale, perché il bello è anche che non è solo Verona, è nazionale, c'è una ditta di Aosta che produce il Micosat, che è un prodotto fertilizzante e non solo per
agricoltura biologica, che accetta il 25%. E i shek mi sono andati via perché loro dei campi ne hanno, e con quello hanno risolto il problema. Dopo, è vero che il problema si sposta a Aosta sull'azienda del Micosat, però come l'hanno trovato, l'abbiamo trovato noi per Camagre con l'azienda di Aosta, quelli di Aosta si muoveranno per trovare il modo anche localmente, o se no a livello nazionale. Si può aggiungere lo stipendio che uno ci prende degli shek, non si può sostituire lo stipendio degli shek. Questo può essere, cioè, a parte che tu sei un panettiere e hai un bel pacco di shek, ti metti d'accordo, lo facciamo, decidiamo che domani, giovedì, in piazza c'è il mercatino del baratto e si usano gli shek al 100%, fra liberi cittadini o professionisti. Usare shek al 100% non è reato, e noi possiamo scambiarci merci e servizi utilizzando niente euro, solo shek. Quindi se ti organizzi, se ti muovi, se cerchi, riesci a creare il circuito. Ma ripeto, fino a che il circuito fa fatica ad ampliarsi, resta bloccato perché c'è paura, c'è incapacità, c'è quel problema che qualcuno accumula gli shek. Prego. Io invece un'altra domanda, meno a grandi pelle, grandi sistemi, più individuale. Per aderire al circuito shek si fa attraverso internet, e poi come arrivano fisicamente i 100 shek al mese ad ogni persona? Allora, l'adesione è per gli usufruitori, i consumatori, a quota libera annuale, dai quello che credi. E, i shek vengono attribuiti sul conto corrente che ti viene aperto, elettronici. Di solito diamo una prima dotazione cartacea attraverso o i punti shek. Ad esempio per Verona mi sembra che ci siano 2 o 3 punti shek, uno o due, e delle persone responsabili, tipo io o tipo Bernardo. Tu ti iscrivi, ce li hai elettronici, li vuoi cartacei, mandi una mail, ci troviamo il giorno tot, vieni e io ti do i tuoi shek cartacei. Li vuoi convertire tutti quelli che, perché è un anno che sei lì e ti devi fare il celiguerra di carta, vuoi 1000 shek, ce li hai sul conto, ti diamo 1000 shek di carta, cioè non è un problema. Oppure fai un bonifico, il panettiere dici guarda ti pago 90 euro e i 10 shek te li mando via posta elettronica sul tuo conto. Quindi c'è già un meccanismo previsto anche elettronico per conto shek. Volevo precisare una cosa, il discorso dei 100 shek al mese è quello a cui vogliamo arrivare, cioè al momento vengono dati 100 shek perché non c'è un circuito che sia in grado di assorbire, quindi inutile che diamo 100 shek al mese agli iscritti che poi sono tengono lì nel cassetto, vengono dati all'iscrizione 100 shek e nel momento in cui il circuito si comincia ad allargare c'è stata una seconda distribuzione l'anno scorso sulla rete nazionale, e mano a mano che il circuito si allargherà ci saranno delle distribuzioni più frequenti fino ad arrivare a una distribuzione mensile. Cioè, volevo precisare questo perché sennò era poco chiaro. L'iscrizione appunto viene convalidata, io sono una delle persone che la convalida quando vede l'iscrizione sul sito. Se sono accettatori, se sono persone che accettano gli shek, generalmente li chiamo in contatto per sentire, per spiegare un po' di cose, per dirgli proprio questa cosa della necessità, cioè non ci si iscrive per essere dei soci passivi, abbiamo bisogno di persone attive che si devono fare, perché se tu ti iscrivi e sei panettiere, meccanico, qualunque cosa, e se tu cominci a parlare ai tuoi fornitori, ai tuoi conoscenti, è più facile allargare il giro.
io posso venire a darti supporto perché magari conosco meglio il meccanismo, si può organizzare una serata come questa con delle persone, però avere l'introduzione della persona che conosce il suo territorio, ha una conoscenza diretta di anni con amici, fornitori, eccetera, cioè è diverso che non che ci vado io, che non mi hanno mai visto, e la prima cosa che pensano è che questo mi sta preparando un pacco e mi sta dando la fregatura, perché il fatto che qualcuno ti dia qualcosa gratis funziona strano, però è così, hanno andati a fare la presentazione del gas che era, e questa c'è cioè una persona ha chiesto, dice, e poi dopo quando finisco, cioè se uno li finisce prima che ci sia un'altra distribuzione li può chiedere e gli vengono dati in acconto sulle future distribuzioni, sempre per queste cose sono un regolamento, se andate a vedere sul sito c'è cioè, lo statuto che è un regolamento, come sempre sul regolamento è previsto che se uno deve fare un lavoro dal dentista che accetta check e qui ha bisogno, allora lì si anticipano anche delle cifre più grosse per mettere su un piano dei pannelli fotovoltaici, cioè non c'è problema, l'importante cioè, è questa disponibilità c'è per tutti, l'importante è che il meccanismo rimanga sempre trasparente, che tutte queste cose siano risultino poi nella contabilità, nei libri contabili, nelle scritture elettroniche, cartacee che siano del circuito, perché deve essere, ognuno deve poter sapere che cosa è stato fatto di questo. Anche se quello considerare una mazzetta di 100 check costa qualcosa meno di 30 centesimi, insomma, cioè della serie appunto, sono pezzi di carta in quello inchiostro, il valore reale di quella carta inchiostro è 30 centesimi. E per gli euro, per i dollari sarà qualcosa di più perché c'è la filigrana, ci sono altri accorgimenti per la falsificazione. Sarà anche di meno perché lo produco in mano. Sì, sì, ma insomma, sono convinto. Comunque insomma, siamo in quell'ordine di grandezza, insomma. Altra domanda. Esiste sul sito, immagino, una lista degli esercizi commerciali che... Dove puoi spendermi? Perfetto. E se poi io convinco tale esercizio e tal altro esercizio, mando una mail e viene aggiunto alla lista di quelli esistenti? No, l'esercizio che ci deve contattare per l'iscrizione è nominale, cioè la persona fisica. Sì. Diciamo che se tu convinci quell'esercizio e quell'esercizio, ti sei ampliato le possibilità di spendere scena. Ok, e poi loro possono contattare e dire inseritemi dentro la lista. Okay. Ovviamente se tu, diciamo, ti sei attivato e fai da referente, puoi scriverli anche tu queste persone, nel senso dire questo e questo sono due realtà che vanno bene nel circuito, nel senso che ti conosciamo, ci fidiamo, ok, altrimenti dobbiamo venire a verificare ma chi è questo Cincio Pal SRL che fa? Certo. Io questa sera sono venuto, cioè avevo telefonato ad Anna, se la conoscete, è stata via prima, e poi mi ha detto che veniva qui stasera, dico vabbè allora ci parliamo direttamente, cioè prima di mandare avanti un'istruzione che ci arriva via web di una persona che non conosciamo, un minimo parlarci, spiegargli come sono le cose, anche il bisogno che le persone siano informate, che si vada un attimo a leggere lo statuto, il regolamento, dedicato al sito, si leggano un po' di articoli, cioè capire con chi hanno a che fare e che spirito c'è dietro a questa iniziativa, perché altrimenti è un, cioè, non è l'iscrizione a non so, a Blockbuster, cioè è un qualche cosa in cui appunto si vede una partecipazione, anche emotiva. Sì. Quindi la domanda che posso fare è che sia in tema, questo progetto comunque che voi proponete ha comunque un vero e proprio codice etico che viene sottoscritto, cioè non solo che abbia anche un livello legale ma proprio anche etico, insomma, che viene sottoscritto proprio da chi vuole far parte dell'economia solidale. Dopo
tutto il mondo, il paese, cioè, trovi di tutto. Perché io per esempio sono studente, per esempio, e ho, diciamo, non ho ovviamente esercizio di attività commerciale, non sono un lavoratore autonomo, sto ancora studiando, o comunque mettiamo che io volessi fare magari qualche ripetizione, magari per qualche studente delle scuole medie, magari di inglese, e sono appunto all'università o comunque a certo livello posso comunque fare ripetizioni. Volendo potrei, iscrivendomi, accettare per esempio i 9 euro magari di una ripetizione e uno check. Allora, ad esempio, perché qui bisogna stare attenti, nel senso che se non fai fattura sei fregato. Perché lì noi scriviamo sul sito pubblico, scriviamo realtà che diciamo fanno fattura regolarmente, poi se la vedono tranquillamente con l'agenzia delle entrate, in quanto loro applicano un abbuono che è regimato, cioè normato, e non c'è nessun problema. Se tu fai ripetizioni in nero, rischi un po', non per gli check. Allora, cosa fai? Fortuna, no. Questa tu, taglia tu devi creare il circuito. Il circuito non è nero, è pagamento delle spese vive. Sì. Tu ti fai il circuito, nel senso, parli con le persone, ma io accetto check, faccio ripetizioni, giusto proprio, e accetto check. Però non ti possiamo mettere sul sito perché questa è stupida. Basta pagare le tasse con lo scelto. No, se fai fattura, problemi non ce ne sono. No, si scrive la partita IVA. No, al massimo fai la tenuta da conto. Abbiamo trovato una maniera per fregare l'euro. No, ma abbiamo fatto ex articolo 5. Okay. Abbiamo fatto una serata dove c'era un commercialista che si era studiato un po' la cosa e al di là del fatto che uno poi che accetta gli check e se li può andare a rispendere, e qualcuno diceva magari non mi posso spendere qui, vado nell'agriturismo in Puglia che le accetta l'estate, per esempio, visto che il circuito è nazionale. Ma oltre questo c'è il discorso che se io accetto gli check, incasso meno euro, ma devo anche dichiarare meno euro al fisco, quindi pagherò meno IRPEF, meno tasse, perché ho un incasso minore, quindi andava a vedere che già adesso non so se gli ha mandato i file, avrà fatto delle slide, cioè già da quello c'era un rientro, per cui la mancata, la perdita, diciamo, di incasso in euro era ridotta dal fatto che c'era una minore spesa in euro di tasse. Quindi c'è anche questo vantaggio che bilancia. Certo. Quindi è un passo verso la liberalizzazione della moneta. No. Sì, beh. Vai. Ho avuto un pensiero proprio adesso, mentre se ne parlava, che questo concetto qui esteso in quantità, dato che è un sistema che va di pari passo con il cambiamento di mentalità, perché non è immettiamo X check nel circuito e spargiamoli, perché altrimenti ritorni allo stesso problema con un nome diverso. Esatto. Ma siccome va di pari passo, l'aumento graduale e proporzionale degli check con proporzionalmente al cambiamento della mentalità ti porta poi ad avere quello che è quasi una società egalitaria, dove ognuno ha la stessa quantità di base e poi c'è uno scambio di fatto di fiducia. Sì, certo. Questo è un po' il concetto di espansione, è come un mercato parallelo che cresce con la crescita della cultura. Sì, è così. La differenza notevole che stavo pensando, a vedere se potrà funzionare quando... Va bene, comunque non dà interesse. Non ha senso accumulare, che è il delitto più grosso della moneta, il fatto che significa che il mercato è libero, che siamo
che praticamente più uno vale e più ha, in realtà nella natura questo non succede, perché gli animali non ereditano nulla dai genitori, quindi non c'è accumulo. Un leone ha il suo territorio, non ne può avere tutto, non mi serve. Mentre invece il problema che abbiamo nella nostra civiltà è che c'è qualcuno che ha quanto basterebbe per far vivere tutti gli altri persone del mondo. Ecco, questo polishek non sarebbe possibile. Forse il sistema funzionerà ancora, non ce l'ho mica in testa. Però il cambiamento rivoluzionario sarebbe proprio questo, il divieto inutilità dell'accumulare. Poi magari troveranno un altro sistema per accumulare oro. Sì. Però diciamo la moneta cambia questo tipo di mentalità. Cioè, se tu hai moneta è un problema, qui smantibile. Mentre in realtà nell'altro caso più ne hai, più ti piace meno. Così. Questa è la che sono teoremico, già fatto un passo avanti rispetto a te. Sì, così. E io ho l'ultima domanda. L'arcipelago Shek si occupa anche di pensare a quali sono i bug. A me sembra un sistema fantastico, però mi sembra anche facile da craccare. Cioè? Che tu dici, per esempio, io decido se un'azienda può o non può avere le shek, ma se l'azienda si distanza. Ma ho fatto un esempio scemo, era solo per dire, c'è qualcuno che si occupa di pensare dove sono le porte aperte? Allora, ancora questo problema non ci si è presentato. Evidente, certo. E noi abbiamo depositato un marchio e lo shek è proprietà di Arcipelago. Ora, se qualcuno si mette a stamparli, con le leggi del sistema attuale, potete, se volete, per esempio. Se vogliamo. Speriamo di no. Ma poi c'è un altro problema. Prego. Sul discorso del bilancio, il pagamento internazionale, questo è io sono venuto tardi. È un circuito nazionale, mi hanno detto, no? Per avere più valore dovrebbe essere a livello internazionale, però. Ci stiamo attrezzando, infatti è da poco che è possibile l'iscrizione anche dall'estero, perché abbiamo tradotto semplicemente, e tramite il conto corrente elettronico possiamo attribuire gli shek, spedirli o metterci d'accordo, vedere se stampa un'altra parte, non è un grosso problema. In tutta l'area euro lo shek si può diffondere tranquillamente, perché funziona alla stessa maniera. Però anche se andassimo in un altro stato, tipo in Russia ci sono i rubli, bene, nel momento in cui lo shek passa la frontiera, questo è il mio pensiero, poi magari sbaglierò, prende il valore della moneta locale, 1 a 1. Esistono altre realtà di fuori dell'Italia analoghe? Come scelta? Esistono 4.000 tipi di monete locali, ma nessuna come lo shek. Un Totnes, non è che lo shek? Chi? Totnes, era città... Inglese, esatto. Non so, non conosco questo... Totnes Pound... No, è la prima transition town, praticamente, che è venuta fuori. Che io sappia, no, ma magari sai, non si è mai finito di imparare. Ci formiamo. Può essere, non è che, sì, che la cosa sia. Di solito. Non è nazionale. È solo locale. È solo quello cittadino. Esatto. Bristol. Sì, forse è lì la differenza, nel senso. Prendono c'è. L'altra cosa che volevo dire, cioè non c'è soltanto, cioè lo shek è uno strumento, cioè il discorso della moneta ed è, ed ha un valore, come diceva prima lui, educativo, cioè proprio per far capire che un pezzo di carta come il dollaro, come l'euro, qualunque altra moneta, vale sulla nostra fiducia, quello che ci mettiamo dietro, cioè il nostro lavoro, quello che ci produciamo. Questo però non è sufficiente per cambiare il sistema. È un primo passo, ci sono poi dei progetti,
dalle emporie botteghe per collegare il mondo contadino con i consumatori, cioè un discorso in cui quello della cassetta del blocco che dicevamo prima è un primo passo, perché è un progetto grosso, bisogna coinvolgere delle amministrazioni locali, perché serve uno stabile dove poter fare questo emporio, dove vengono conferiti i prodotti agricoli, il latte dei produttori che hanno degli allevamenti per la trasformazione. E il concetto è che questo emporio venga gestito da una cooperativa, quindi un qualche cosa che nasce dal basso e che ha lo scopo di essere uno strumento neutro che fa da intermediario, da collegamento fra i produttori e i consumatori, per poi poter ripartire gli utili, oltre a pagargli quello che è il prezzo di mercato, poter ripartire gli utili ai produttori. I consumatori hanno il vantaggio che pagherebbero dei prodotti buoni, biologici, a prezzi scontati anche con il discorso dello SHEC, e i produttori avrebbero il vantaggio di avere riconosciuto un prezzo maggiore di quello di mercato, di non essere strozzati dalla grande distribuzione. Questo è un primo progetto molto grosso ed è il più difficile da realizzare, stanno facendo qualcosa per portarlo avanti giù in Calabria. Ce ne sono altri progetti, ma il concetto è sempre quello che accennava lui prima, per esempio della telefonia. Si può sostituire l'ultimo miglio con queste strumentazioni Wi-Fi, sono dei ripetitori radio che ricevono e ritrasmettono il segnale, basta che si vedano fra di loro, quindi ci vogliono in un quartiere, in un paese piccolo, stiamo facendo a cervelli, ci vogliono un centinaio di persone per poterlo realizzare, e poi dopo si compra la banda larga tutti insieme, e di nuovo il discorso, cioè se io mi faccio l'abbonamento a fase del Telecom, costa un tot, se ce la facciamo insieme costa di meno. Mettersi in questa situazione, chi partecipa paga 200 euro per partecipare a questa cooperativa che costruisce questa rete, e diventa al tempo stesso proprietario e usufruttore della rete, cioè non do i soldi a Telecom e sono un utente che usufruisce un servizio, usufruisco del servizio e sono lui che lo produce al tempo stesso. I proventi di una attività di questo genere, questa cooperativa, una volta di nuovo pagati i costi, materiale diminuite eventualmente, perché poi ci sarà un canone di 20 euro con il 10% di sconto in SHEC, perché è socio di Arcipelago, verranno di nuovo utilizzati per fini sociali, cioè lo scopo è quello di ricreare, come lo SHEC, quella rete di solidarietà, di fiducia, quello che c'era una volta nel paese, nei quartieri, nelle città, dove la gente si conosceva e sapeva che poteva fidarsi del vicino, cioè adesso quasi non ci si saluta neanche più, cioè c'è questa individualizzazione, questa competizione in cui ci hanno messo uno contro l'altro per sfruttarci meglio, e così tratta di andare a rompere questi schemi e a ricreare di nuovo queste reti di solidarietà, e questi progetti servono anche a questo, oltre che a togliere potere, in questo caso Telecom possa gestire anche i soldi e averci un servizio migliore. Si parla di connessioni che viaggiano realmente a 8, 10, 12 mega, invece dei 3, 5 che effettivamente ti danno, anche cosa si connesso. E così ci sono altri progetti, cioè non è solo lo SHEC, se guardate su internet c'è la pagina dove ci sono i progetti, si può andare a altre domande di pubblicità? Sì, sempre nell'ottica che una rete ha più valore, più nodi ci sono in una rete, più
cioè se ci fosse, quando ci sono 100 che accettano gli shake è una cosa, quando ce ne sono 200 è molto meglio anche la varietà, cioè dopo la cosa va avanti da solo a un certo punto. Si autoalimenta, esatto. E mi chiedevo, ma visto che dopo diretti, come dire, per esempio la rete familiare e vicinato, di buon vicinato è già una rete solidale di per sé, cioè che non va al di là del sistema economico, cioè è la base. Quando va bene fra vicini. Sì, certo. Allora, anche lì, voi come, cioè non so, io vedo che ci sono per esempio, anche se c'è un sito, Just for the Love and Profit, dove anche lì si propone lo scambio, il dono reciproco, dopo c'è la banca del tempo dove si propone lo scambio, cioè mettere insieme tutte, cioè riuscire a metterli insieme, perché c'è già la volontà di impaccare, però il valore di tutte queste realtà aumenterebbe se riuscissero a mescolarsi in qualche maniera tra di loro. Ci si prova sempre, però ci si scontra contro mentalità diverse. Ad esempio, l'ultima volta a Padova c'era un responsabile della banca del tempo che si è alzato incazzato nero accusandoci di voler rimonetarizzare il sistema, cioè lui diceva questa cosa non può funzionare, è da folli, perché non ho ben capito perché secondo lui era da folli, ma comunque secondo la logica della banca del tempo noi puntiamo sullo sviluppo ancora una volta del sistema monetario. Perché lui dice, se a lungo termine l'obiettivo è l'economia del dono, lì si torna indietro sul punto di vista. Secondo il suo punto di vista sia un tornare indietro, ma secondo me perché non ha capito che lo shake è un dono, è gratuito. È una transizione meno aggressiva. Sì. meno militante. Alla fine si può fare senza lo shake, nel senso lo scambio, però. Il peccato è che non, cioè, se riuscisse a farle comunicare questa realtà, allora voi, cioè, tutti. Ci va un'attività diplomatica. Sì, ci vuole un'attività diplomatica. Poi c'è anche un'altra cosa che non. Cioè, guardando molto in avanti, questi shake dovrebbero teoricamente sostituire denaro, quello corrente. Diciamo crolla l'euro, restano solo. Crolla l'euro, ecco. Come viene ricompensato l'ora lavoro, la pericolosità di un lavoro, quanto la responsabilità? In amore. Beh, ma vedete, il problema è la creazione del benessere, la retribuzione in base a quante ore uno lavora e la qualità del lavoro. Cioè, come viene poi articolata la cosa con questi shake? Perché voi parlate, si distribuisce un tot di shake a persona, quindi va bene, però dopo, andando avanti, cioè, mi sfugge qualcosa, allora, tu, c'è lo stesso pericolo di accumulare, alla fine. Fai il pompiere, per me il pompiere è un lavoro che porta dei rischi o delle responsabilità, e prendi, poniamo una cifra, 1000, sparo. Ecco, lo shake non è diverso, però se tu riesci a vivere bene in un sistema in cui tutti hanno una parità, perché vuoi dire? Perché il tuo lavoro è più rischioso del postino? Sì, ma che te la vai a prendere la posta? Ci vuole quello che te la porta. Allora, se tutti stiamo bene e tu hai la passione di fare il pompiere, è vero che è più rischioso. Ma i lavori spesso non si fanno per passione. Cioè, sì, in questa società sì, sei costretto a lavorare per pagare il debito. L'interesse neanche al debito. Sì, sei costretto. Ma se tu non sei costretto, il fuoco, se nessuno vuole fare il pompiere, lo deve spegnere la gente come facevano una volta, tutti quanti insieme. Cioè, tu dici che dobbiamo essere obbligati a lavorare? No, ci sono, in una società complessa c'è l'obbligo che delle persone si prendano delle responsabilità, dei ruoli che non sono politici, diciamo dal politico fino allo spazzino, però ne demo tanti, ma no, non so, cioè il mio mi sembra nominati giustamente, no sicuramente sì. Qui è stata sollevata una questione che è sì fondamentale ed è anche molto ampia, cioè che lui giustamente dice molto spesso i lavori non vengono fatti per passione, e tu
altrettanto giustamente dicevi, se tutti stanno bene, perché non dovresti fare il lavoro che ti piace. Allora, la differenza qui è il passaggio da un'economia che, siccome è basata sul debito, deve crescere per forza. È così, matematicamente. Deve crescere per pagare il debito inestinguibile o per avere l'illusione del pagamento del debito. Ha un'economia che invece è un'economia reale, che è basata sulla soddisfare le necessità delle persone. Questa economia qua non è un'economia della crescita, è un'economia di quello che viene chiamato equilibrio dinamico o steady state in termini tecnici. Cioè è un'economia dove il tuo obiettivo è il benessere delle persone, che è misurato sulla qualità della vita. Cioè stai bene o no? Sì, boom. Invece adesso l'economia è basata sul PIL o il GDP in termini internazionali. Cioè per i neoclassicisti in economia, che sono quelli che adesso sono diffusissimi, un sottoinsieme di neoclassicisti sono i neoliberisti, dicono che per esserci del benessere ci deve essere una crescita dello scambio economico o della base monetaria e di scambi economici, indipendentemente dall'utilità del lavoro. Cioè tu devi fare un lavoro, anche se non ha nessuna utilità sociale, devi farlo perché devi farlo, perché alla società serve una crescita di denaro. Quindi anche se tu fai un lavoro che magari peggiora le condizioni della vita delle persone, non importa, perché la cosa che importa è far crescere la moneta. Quindi questo è il cambiamento che va fatto, è da un'economia della crescita a un'economia della decrescita felice, della, come la vuoi chiamare, cioè un'economia che non è più basata come indice di benessere la crescita economica in termini di merci, ma è una crescita del benessere delle persone in quanto benessere. In questo tipo di economia qui tu non hai bisogno di avere di più, tu hai quello che dinamicamente ti viene dato. In questo tipo di economia ti posso anche dire che, come sistemi emergenti che si vedono addirittura nei sistemi biologici, può darsi che le persone si auto-organizzano e dicono: lui che fa un lavoro che rischia la vita tutti i giorni, decidiamo tutti quanti che lui prende il doppio degli check. Sì. E tutti si mettono d'accordo e glieli danno il doppio. Ma non c'è bisogno che lui se li prenda. No, ho capito. Il discorso è che non si rischia, cioè, di tornare sul meccanismo comunque del denaro, cioè, alla fine. Allora, anche poi dopo, non so, ci sono dei conti. Denaro, metro di misura, bilancia, o il denaro a interesse a debito? Perché dobbiamo capirci, cambia completamente il sistema. Cioè il denaro pezzo di carta per favorire lo scambio, o il denaro merce che produce ricchezza se la accumuli? Secondo me si rischia comunque di andare nella seconda ipotesi. Adesso siamo sul denaro merce. Sicuramente, certo. L'obiettivo è di andare su che è un pezzo di carta, resta un pezzo di carta. Ma lì è tecnologie sistemi che sono intrinsecamente sicuri, ovvero io posso fare la macchina che fa i 200 e mettergli il freno per fargli fare i 100, il fermo per fargli fare i 100. Scusa, fargli fare la macchina che va a 100? Posso fare la macchina con il motore più piccolo per fargli fare i 100, così è intrinsecamente non fa più, quella lì non ne fa più. Il sistema degli shack, cioè, perché anche una volta il sistema economico monetario era come quello degli shack, cioè la gente si mette messa d'accordo, no, c'è stata tutta un'evoluzione. Insomma, cioè, sì, in principio no, è dubbio che la mia è un po' anch'io, nel senso. Cioè, una volta si usavano anche le conchiglie. Sì, appunto. Cioè, se il sistema si è evoluto. Ma non ho capito la domanda. Arrivando. Non ho capito la domanda. Sto arrivando. Il dubbio che lui sta esprimendo, ma che sembra anche mio, è che il sistema degli shack sia. Cioè, sia, come dire, possa evolvere di nuovo in un sistema con le banche, con, che in cui si accumula, si accumula allora, capitale, si accumula moneta. Non è intrinsecamente impossibile che succeda, cioè succede perché si mettono dei fermi, però c'è sempre questo rischio. Può succedere solo se lo privatizzi e se gli attacchi un tasso di interesse, perché se resta pubblico così come è adesso e non ha interesse, e
quindi non ha senso accumularlo. Cioè, questo discorso non può valere, tu puoi avere le montagne di Sheik, ma che ne fai? Beh, cosa ne fai? Sì, se uno comincia ad avere una montagna di Sheik, comincia a comprare un sacco di roba. Potrebbe anche non lavorare. Tu dici in un momento in cui si usa lo Sheik al 100%? Sì, intendo. Cioè, ma in quel caso lì la quantità di Sheik, cioè la moneta che serve per gli scambi dell'economia, è in quantità giusta per far funzionare l'economia, perché cioè non vengono immessi nuovi Sheik se la base attuale o il principio, come viene chiamato in economia, è sufficiente per lo scambio economico. Cioè per aumentare la quantità di moneta, capito? Circolante deve, sì, però il rischio dell'accumulo comunque c'è. Dopo c'è anche un'altra cosa. In realtà no, perché il rischio dell'accumulo ce l'hai quando per te è conveniente non spenderlo. Ci sono addirittura sistemi che nel caso in cui lo Sheik si dovesse evolvere in volumi più consistenti, ne parlavo con un altro economista qualche giorno fa, ci sono alcune monete locali che addirittura perdono valore più ne hai. Cioè se tu ne hai 100 in banca valgono 100, se ne hai 1000 valgono 800. Questo si chiama inflazione. No. Cioè che tu sei incentivato ad averne il meno possibile dentro il tuo portafoglio. Questo è uno dei meccanismi, uno dei tanti meccanismi che si possono utilizzare per evitare. Sì, però il concetto non cambia. Cioè se io con lo Sheik mi compro una casa, ok? Dopodiché me ne compro 4. 8. Ma cosa ne fai di 8? No, ma aspetta. No, perché tu stai facendo un presupposto che è sbagliato. Tu per arrivare ad accumulare abbastanza check per poter comprare 8 case, significa che tu hai preso dal sistema senza reimmetterlo dentro in quantità tale che la banca centrale degli check generava tanti più check di quelli che l'economia aveva effettivamente bisogno di sostenere, che non è il caso perché la banca centrale Sheik non immette più Sheik di quelli che servono a far girare, quindi è impossibile che tu continui, perché se tu fossi un buco nero che continui a accumulare Sheik, la banca Sheik dice ragazzi fermi un attimo, qui abbiamo 1 milione di Sheik distribuiti e 500.000 circolanti. Dove sono finiti i 500.000 che sono fermi lì? Hai capito? Perché adesso le banche centrali cosa fanno? Loro immettono denaro e il loro interesse è metterne di più in circolazione perché tanto è un denaro a debito. Quindi loro guadagneranno. Non essendoci il debito sul principio, non hai interesse ad immettere più moneta di quella che serve. Quindi la banca centrale non metterà mai in circolazione così tanto check da poterti a te permettere di accumularne tanti per poi fare il maneggione dopo. E questa cosa qui previene anche chi si può stampare da solo. Cioè, la mancanza dell'interesse sul principio monetario è ciò che evita questi meccanismi di accumulo a cui tu fai riferimento. Non sono mica non sarebbe più semplice che andare con le banche. C'è proprio questo che ne hanno ammazzato. Perché proprio lì non prendo. Cioè, se la moneta fosse Sheik praticamente avesse le caratteristiche dello Sheik, non avesse alcun senso accumularla, sarebbe uno Sheik. Resterebbero solo delle stamperie e sparirebbero le banche. Oppure le banche potrebbero essere, però qui è per quello che si fa un'economia alternativa, perché ci sono tutti gli interessi che sono inseriti dentro. Le banche dovrebbero essere in un sistema sano nazionali, non profit, cioè la banca può solamente utilizzare i soldi che gli servono per la gestione della banca stessa, come la IAC Bank in Svezia, e non può fare nessun profitto. Quindi se la banca fosse un ente non profit governativo, non avremo la maggior parte dei problemi che ci sono adesso. Sì.